è stato l'idolo delle teenagers, consacrato al successo grazie all'iconica pellicola Notte prima degli esami. Oltre 40 film, tra cinema e serie TV, un pieno di fama e popolarità che ha reso Nicholas Vaporidis uno degli attori più corteggiati da registi e produttori. Ma oggi, a 41 anni, l'attore ha deciso di dire basta e ricominciare da zero. Sono stato travolto dal successo. Quella era una vita artefatta. Non ero felice e ho mollato tutto, dichiara Repubblica, attualmente proprietario di 3 ristoranti e prossimo alle nozze. Che sia un addio temporaneo o definitivo, Vaporidis non lo specifica, ma rivela il suo desiderio di abbracciare un cambiamento radicale. Se oggi sono più felice di ieri, non scherziamo, certo che sì, ammette al quotidiano. Gli artisti che hanno deciso di allontanarsi dai riflettori per rimettersi in gioco e imboccare nuove strade professionali. La stessa Romina Power ha scelto da tempo di ritirarsi per assecondare nuove passioni come la fotografia, la pittura e la meditazione. Natalia Estrada, showgirl amatissima negli anni 90, oggi si dedica al suo ranch e ai suoi cavalli. L'attore Danny Day-Lewis, 3 volte premio Oscar, ha deciso di interrompere la sua carriera per una vita più tranquilla in mezzo alla natura irlandese. Anche Pamela Anderson, diva di Baywatch, ha ridotto le sue apparizioni pubbliche per dedicarsi al suo orto e al suo nuovo stile di vita all'insegna della libertà, dove non c'è spazio neppure per il trucco e le tinte per capelli. E poi ci sono quelli che scelgono senza pudore di prendersi una pausa, fare un passo indietro per rimettere a fuoco se stessi, insegnando ai propri milioni di fan quanto parlare del proprio bisogno di fermarsi e ricominciare sia imperativo di forza e coraggio. Di recente lo hanno fatto il cantante San Giovanni, Tiziano Ferro e Mr. Rain. Da una parte quindi c'è chi molla tutto per un nuovo ed entusiasmante piano B, dall'altra chi desidera uno stop per rigenerarsi. Ma è davvero possibile cambiare vita? O si tratta di un privilegio riservato solo ai più coraggiosi?